i gamberetti sono buoni, fanno bene. Potresti prenderli, nessuno te lo vieta. Puoi prendere... No, non li voglio i gamberetti. È come mangiare un insetto, capito? È un insetto dell'acqua. Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi ho un'idea un po' particolare, ma prima di esporvela, prima di farvela vedere, vi invito a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati sul video, i video che usciranno, e di iscrivervi al canale allo stesso modo. Perché è inutile che clicchi la campanella se non ti iscrivi. Ti iscrivi e clicchi sulla campanella, no? Perché sei iscritto, quindi... clicchi sulla campanella. Allora, voglio fare una cosa. Io sono solito improvvisare, ok? Quando faccio i vari video, io improvviso tutto. Ho uno schema in testa, no? Però, la maggior parte dei casi, improvviso. Anche se mi è stato accusato, di che non è vero. Quindi, oggi, più improvvisare di questo, non so cosa fare. Anche perché è impossibile che io possa programmare questo tipo di video da fare adesso. Ho il telecomando, c'è la televisione impostata sul muto. Io adesso cambierò canale, e mentre cambio canale, doppierò quello che vedo. Ok, sono i canali, non posso aver provato. Quel che capita, capita, no? Giusto, Paolo? Ho già paura. Cioè, devo improvvisare per forza, sono costretto. Giusto? Dammi ragione. Ti do ragione. Brava, puttanella. Ok, iniziamo. Sì, così tu mi hai portato fuori a cena e mi è piaciuta la pizza. Ma sai cosa? Le caccole al posto dei capperi non vanno bene. Perché devi capire che a me... le caccole non piacciono sulla pizza. Perché è cambiato già... Io le caccole le mangio naturali. Hai capito? Solo che la prossima volta... Io... No, non penso ci sarà una prossima volta. Quell'uomo ci guarda. Come ci guarda? Sì, davvero. È il mio fornitore di caccole, personale. Te lo giuro, la prossima volta te le metto sul tiramisù. E io sono George Clooney. E voi siete attori molto famosi in un film insieme a me. Non so che film sia, né tantomeno cosa stiamo facendo, ma io sto parlando a una radio? E sto continuando a parlare in fuoricampo, molto probabilmente. Volevo dirvi una cosa. Da oggi io non farò più la pubblicità del caffè, perché ho deciso che bisogna dire basta all'ammazza caffè, perché non è giusto che i caffè muoiano per colpa degli ammazza caffè. E... basta, chiudo. Ma come cazzo fai? Che sono un tossico di merda. Come fai a avere i tempi prima che... Respiro con loro. Per mia abitudine io respiro con l'attore. Se respiro con l'attore capisco le sue pause. Non lo so, è istintivo. Non ci credo. Te lo giuro. Dobbiamo continuare questo test. Ma cosa... cosa è successo qui? È stato Tasmania. Come Tasmania? Sì, ma inquadrategli le facce, non le schiene. C'è nessuno? Delle foto appese, guarda. Ah. Ah, ma sono tutte ragazze morte. E quello è un uomo. Già, è un uomo, ma è vivo. È lui. Ma chi è stato questo mannaggia? Di là ho trovato altre foto. C'è un cammello, davvero un cammello. News della sera, Caltanissetta, strada innevata, niente, Breaking Bad. Dobbiamo le notizie, aspetta, torno indietro. Ha già lanciato il servizio, ma che... ma che canali c'hai, oh? Ma cos'è? La stavo aspettando, guardi, guardi quanto è alto quel muro. Lei non è pagato per guardare quanto è alto il muro, ha capito, poliziotto ciccione? Lei non è pagato per questo. Però deve capire che quel muro è molto alto e c'è un quadro molto bello. Questo... chi ha chiuso la porta? Ma io non ho capito perché parlo con una... Cosa aveva? Ah, c'è un qualcuno che spia. Capito, io parlo così, in questo modo, perché io c'ho i baffi, lei non ce li ha. Basta, andiamo avanti. Nel Castellitto? Monte Bravo Castellitto. Senti, io ti devo dire una cosa, è molto importante per me. Non capisci che io mi sento così strana in questo periodo? Penso proprio che... Sì, grazie. No, non voglio ordinare i gamberetti. Ah, i gamberetti sono buoni, fanno bene. Potresti prenderli, nessuno te lo vieta. Puoi prendere... No, non li voglio i gamberetti.
come mangiare un insetto, capito? È un insetto dell'acqua. Ma che cazzo. Allora prendi i gamberoni, no? Non ti piacciono? Certo, sono insetti solo un po' più grandi. Ma sempre insetti, sono dell'acqua, che nuotano. E non mi piace neanche la spigola. O il merluzzo, o la platessa, o... Allora perché mi hai portato... a mangiare pesce, dici? Beh, perché volevo farti spendere soldi. Allora sai cosa fai adesso? I soldi che avrei speso per il pesce... No, non dirlo. E invece sì, io li uso... No, non farlo, lo so che non lo farai. Non è da te, non lo faresti mai, quello che stavi per dire prima, solo che hai finito di... Invece no, ti ho detto... che li uso per le troie. Ecco. Ma che succede qui? No... Beh, che cosa è? Ah, vi spiego tutto. Sono un ballerino famoso. Sono John Travolta, guardate. Vedete questi barattoli? Sì. Sì. Li ho comprati su Prozis, sapete cos'è Prozis? Con Prozis, certo, quello di cui parla sempre Merluzzo, quello, quel sito... Il sito di integrazione? Sì! Io lo conosco, ci sono comprati un sacco di cose. Ci ho comprato anche la pelata dei capelli. Forse non ci siamo capiti. Prozis non compri le pelate. Su Prozis ci compri gli integratori, l'alimentazione, capisci? Sì, quelle cose lì. E non puoi comprare i capelli, puoi comprare... Senti, parlo io con lui, va bene? Allora, lo facciamo, è arrivato un ordine di Prozis. Cosa? Devi firmare un pacco di Prozis. Qui c'è il codice sconto Merluzzo10, lo capisci? Vado io, è per me. Ma com'è per lui? Si allena ancora? Oh, ma io non lo so, però io ti rubo lo shaker. Ti ho detto, ti devi dirmi, no, non lo so, se invece sì, non mi posso accavallare da solo, è impossibile, non mi parlare sopra, perché sennò Maurizio non riesce a fare due voci contemporaneamente, no, non lo so, io ti do, ti ammazzo con la forza violenta. Adesso mi dici dove hai messo la minestra o ti butto dalla finestra. Mi proteggo. Oh. Che cazzo è morto? Hai notato che John Wayne sembra Baldi magro? Vero? Dici una cosa, una storia, dai, ti abbiamo invitato apposta, raccontaci la tua vita. Allora adesso tu ci dirai la tua vita. Sono nato nel 1538 o 39, non mi ricordo perché mi sono fatto vecchio. Sei fatto vecchio e non te lo ricordi, però io t'ho invitato, ma almeno qualcosa ce la devi dire, perché io lo so, lo capisco che tu sei nato nel 1500, sei morto... 5 grandi, 41, 33. Senti, ora hai rotto il cazzo, vatti a sedere perché... Che cazzo? Io ti devo raccontare una storia molto brutta, ma purtroppo devi ascoltarla tutta. No. Non la voglio sentire, voglio baciarti, voglio... Voglio... Ok, sì... Non ho sbagliati! No, 14777. Ma l'hai visto, c'è Cristian? Ma adesso mi siedo con voi. Scusate, ma non è fatto perché non do i discorsi, ti regalo il braccialetto. Mi raccomando, tieni quello stretto, braccialetto. Ma fa golo. Ma che cavone? Ma io mi vengo a sedere vicino a te. Ma io ti rompo il buccio del culo. Io quando dico le bugie non mi cresce più il naso, perché ormai sono diventato un bambino vero, sono un uomo adulto e non mi cresce il naso. Ma Pinocchio? No, Pinocchio no, e mi chiamavo così da piccolo, adesso non mi chiamo più Pinocchio. Ma io pensavo che tu fossi ancora, non sono più di legno. Ma come non sei di legno? No! E adesso io sono diventato vecchio e sono un faggio, faccio... Cosa faggio? Che vuol dire? Faggio la cacca tutti i giorni. No, fermo! Leva l'audio, metti l'audio! Parecchio. Sono io! Speriamo non ci sia. Bene. Togliamo quello che resta. Per fortuna. Adesso sono una coppia molto più felice di prima. Ma io adesso li rovinerò perché mi tromberò la ragazza. Spostalo. Guarda cosa c'è qui. Vi rompo casa perché vi odio e voglio che viviate nella merda. Io sono Skeletro e vi mando i mostri. Attaccate.
Ma cos'è sta merda? E lei è Paperina, quindi non parla così. Paperone parla per bene, qui qua parlano per bene. Paperina parla per bene. È Paperino che ha dei problemi, c'ha un embolo, ha avuto una paresi, non lo so. Portami in groppa, io sono vecchio, non ci riesco. Muoviti! Ti ho detto di non darmi calci. Muoviti, ti ho detto io invece che ehi! Ti do i calci. Questa tua maglia è innamorata dei vestiti, è una cotta di maglia. Signori, dovresti passare, vero? Tu vuoi passare? Sì. Sì, allora non puoi passare. Perché mi hanno fatto passare? Senti, vecchio, si vede che sei un attore giovane truccato male. Cosa? Si vede benissimo, a occhio nudo. Non c'è bisogno che tu faccia finta di parlare in vecchiese. Io non parlo in vecchiese, io parlo così. Adesso io faccio una cosa. Che cosa? Che cosa vuoi fare? Faccio una magia, capito? Una magia che tu non la sai fare, la so fare solo io. Eh sì, ma dimmela questa magia. Io mi trombo tua sorella dalla mattina alla sera e tu non puoi perché è tua sorella. Qui non mi si può accusare di non aver improvvisato, tant'è vero che sono in palla, il cervello in pappa. Bomba ragazzi, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete like, condividetelo, fatelo vedere a zii, cugino, parente, compare, nipote, a tutti quanti, pure se vedete che so dei pesci rossi del... Fermo. Ragazzi, se guardate i link in descrizione trovate una cosa nuova, che è lo shop, perché se volete dare una mano a supportare il canale o volete qualcosina, insomma, che faccia riferimento e dimostrare che anche voi come me avete dei problemi mentali, c'è il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, né sulla faccia di chi, ma lo farò. Aspetta, non chiudere, voglio farti sentire un'ultima cosa. Sapete bene che per potenziare il fisico ci sono palestra e alimentazione, ma per prepararsi alle challenge di doppiaggio bisogna allenare le corde vocali. Gna 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 gong 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 gong. Au au au.